Sempre in Coppa UEFA il Torino ha battuto il Magdeburgo per 3-1. La prima rete dei piemontesi è stata segnata al 44esimo del primo tempo da Patrizio Sala su suggerimento di Volpati. Nella ripresa il Torino raddoppiava al nono con Pecci, che sfruttava un suggerimento di Graziani, che aveva effettuato una lunga discesa. Al 20esimo accorciava le distanze per il Magdeburgo Steinbach con un tiro da fuori area. 3 minuti dopo, D'Amico, che poco prima aveva sostituito Pulici, colpiva il palo su punizione. Ma al 20esimo, al termine di una bella azione, D'Amico si rifaceva e segnava la terza rete per il Torino.